Giulia Simmi qui al Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Questo è il comitato in cui, diciamo, in qualche modo lei non ha più, diciamo, la carica di presidente, già l'altro c'è stato il passaggio, forse direi un po' più. Ah, ok, sta in direzione, perfetto. Ok, va bene, no, giustamente gli incarichi vanno sempre citati. Sempre importanti. Giulia, come ti sembra che sta andando qui il dibattito? Si sono colte secondo te le emergenze, le urgenze, i problemi sono stati centrati? Direi di no. Non mi sembra che si siano ancora colte in pieno le contrapposizioni. Le contrapposizioni che si sono sentite, che io almeno ho sentito dalle assemblee che si sono svolte a Torino, a Milano e mi sembra a Padova, e se vogliamo dall'altra parte l'assemblea di Brindisi. Mi sembra che c'è di fondo una contrapposizione che ancora non è chiara. Cioè la domanda, se uno vuole, che cosa serve questo comitato, e se vogliamo arrivare ancora più in fondo, che cosa servono i radicali italiani? Si sente di sottofondo l'idea che da parte di alcuni che i radicali italiani si debbano essere sciolti, e mentre esiste da una parte, soprattutto c'è un altro gruppo che ritiene che invece i radicali italiani siano utili. Ora, qual è la mia posizione? Cioè, innanzitutto io vorrei una chiarezza su questo punto. A me mi sembra di vivere una specie di limbo. E se vogliamo fare iniziativa politica, penso che prima di tutto bisogna decidersi su questa questione dei radicali italiani, che io non la vorrei mai contrapporre all'associazione di Amnistia, Giustizia e Libertà. L'associazione Amnistia, Giustizia e Libertà va bene, si può fare, è stata una battaglia dei radicali, è stata la battaglia di Pannella, ma anche dei radicali italiani, quindi va benissimo. Cioè, quindi non la vorrei contrapporre a questo, e non ritengo, quindi, allora, da una parte ritengo che se nascono associazioni di Amnistia, Giustizia e Libertà va bene, però quello che io vorrei capire, cioè per me questo non significa in questo momento sciogliere i radicali italiani, anche perché si è già detto, l'hanno detto in tanti, i radicali italiani secondo me per il momento, con tutti i suoi difetti, è il momento in cui, cioè, esiste un certo dibattito, cosa che ancora purtroppo nel partito non c'è. Quindi io posso anche rivedere tutta la struttura della Galassia Radicale, a condizione che si riesca a creare una struttura dove il militante diventa dirigente e il dirigente diventa militante. È questo che per il momento non esiste. E nel contempo, quindi, non è il momento di sciogliere i radicali italiani, almeno che non si decida di creare un'altra struttura dove veramente il radicale ha la possibilità di essere, cioè, militante e dirigente del movimento nello insieme. Accanto a questo io vorrei, cioè, c'è la questione del referendum. Qualcuno dice sono cose, ho sentito Sergio D'Elia ha detto a un certo punto sono questioni di bandiera. Io non le vorrei vedere in questo modo qui, perché io vorrei, allora, da una parte, cioè, io sono d'accordo sulla la battaglia sulla amnistia, giustizia e libertà. In Toscana siamo riusciti a raccogliere le firme, ho raccolto le firme con la pioggia, con la neve e tutto quanto, però io credo che se decidiamo di fare questi referendum, che può essere un'iniziativa politica che può dare sinergia anche alla battaglia della amnistia, giustizia e libertà, è un'iniziativa, cioè, non così, cioè, che si fa tanto per fare, è una battaglia che deve essere fatta con convinzione, come è stata la battaglia sulla fondazione assistita, una battaglia che abbiamo portato avanti con convinzione grazie a Luca Coscioni, e nel contempo deve essere una battaglia che può aiutare, secondo me, anche in sinergia
alla battaglia sulla ministeria giustizia e libertà. Non vorrei vedere ecco, questa contrapposizione, ecco. Però questa chiarezza mi sembra non ci sia. Sì, molto chiara, insomma, in pratica, in sintesi, lunga vita a Radicali Italiani finché non si arriva ad una revisione di questa architettura che io oserei dire mastodontica, questa galassia. E questo va bene partendo dal discorso Radicali Italiani sì e Radicali Italiani no, ma io da tempo un pochino su queste cose mi interesso. In generale, secondo te, questa architettura galattica della galassia, che peraltro, parlando appunto di PRT, Spadaccia, e ne ho parlato adesso proprio con Marco Beltrandi, ha definito un progetto ancora a 20 anni, non sarebbe il caso, insomma, di prendere in esame l'efficacia, se ancora è attuabile, se è attuale, se è realizzabile, a prescindere dal discorso di Radicali Italiani, sì, diciamo di questa forma partito. In che senso? Ma vedi, allora, facciamo un esempio di alcune incongruenze. Sappiamo che il Partito Radicale Transnazionale è una organizzazione, un ONG che non si può candidare a elezioni e così via. Però tra i costituenti ci sta un costituente che comunque sia una lista politica elettorale, che è la lista Pannella. Quindi insomma ci sono delle cose che tornano, non tornano. È un partito che tutti gli italiani, non è un partito con l'accezione che invece questa parola ha per tutti gli italiani, cioè un partito è qualcosa che si candida alle elezioni, però viene chiamato partito. E rispetto agli italiani, anche nel momento in cui appunto i radicali si pongono in campo, chi sono i radicali? Allora, non sono radicali italiani perché è un'associazione, non è il PRT perché PRT si chiama partito ma non è un partito. Di volta in volta ci sono nuove liste, nuovi simboli, insomma anche rispetto alla comunicazione, che poi è uno strumento, non pensi che sia un po' il caso magari di darsi una, non dico di omologarsi per carità, ma una maggiore chiarezza, ecco. Sì, forse probabilmente un po' di chiarezza deve essere fatto, parliamoci chiaro, i radicali sono Marco Pannella e Emma Bonino. Dopodiché anche questo discorso che la lista, che il simbolo Amnistia, Giustizia e Libertà non fosse ricondotto ai radicali, questo non sta, non è vero, cioè le persone sapevano, chi lo voleva sapere, chi lo voleva votare, chi voleva essere informato che questo era il simbolo dei radicali, no, voglio dire, poi dopodiché gli altri che non lo sapevano non avrebbero mai votato comunque i radicali, cioè non è quello il problema. Sì, è vero che cioè io diciamo che il partito ci sono sempre stata, è sempre stato un po' io mi sono avvicinata ai radicali per il partito transnazionale. È una cosa abbastanza complessa, sono d'accordo. Probabilmente su tutte le altre galassie, nessuno tocchi Caino, la lista Pannella da discutere. Il partito in sé è chiaro che nel momento che te lo fai con la doppia tessera e se ti poni davanti, almeno per il momento, finché che non si arriverà a un domani a un Parlamento mondiale, ma finché che non ci sarà un Parlamento mondiale e dove te vorrai avere persone con, cioè di sinistra o di destra, di vari paesi che si avvicinano perché esistono temi sul diritto, sulla democrazia, su tutti quei temi che diciamo che solo in modo globale, cioè con una politica globale le puoi risolvere, è chiaro che un partito del genere ha senso e con la doppia tessera è chiaro che non puoi chiedere di diventare un partito elettorale. Poi tutto il resto secondo me effettivamente c'è da un po' da ridiscutere, ecco. Non so se sono stata chiara sulla tua domanda. No, come no, sì, la risposta è stata chiara. Giulia, io ti ringrazio e ti do appuntamento su Liberi.tv per questa e le altre interviste di questo comitato. Grazie ancora. Questa grande TV. Grazie, grazie Giulia.